Per i ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne, l'adolescenza e l'età adulta coincidono con la perdita graduale di autonomie importanti, quali la deambulazione, il mantenimento della stazione retta e lo svolgimento di attività di vita quotidiana. In questa fase ci si pone l'obiettivo fondamentale di mantenere il più a lungo possibile tutte queste autonomie tramite il supporto di ausili e il supporto di assistenza. La prima autonomia a subire i danni da perdita di forza muscolare e la capacità di camminare in modo autonomo. Il cammino diventa man mano più faticoso e aumenta notevolmente il rischio di cadute. Risulta quindi indispensabile in questa fase di vita di un ragazzo con Duchenne l'utilizzo di una carrozzina per potersi spostare autonomamente senza fatica e in sicurezza. In una fase iniziale di difficoltà del cammino si propone l'utilizzo di una carrozzina manuale ad autospinta superleggera per consentire ai ragazzi di percorrere lunghi tragitti autonomamente e in modo più agevole senza fatica. In fase più avanzata la carrozzina manuale verrà sostituita da una carrozzina elettronica comandabile tramite joystick. La stazione retta, altra funzione persa, può essere mantenuta in autonomia tramite l'utilizzo di un tavolo da statica, con grandi benefici per la crescita e la densità ossea, grandi benefici per l'allungamento muscolare, la respirazione, il sistema cardiovascolare, la digestione e la stimolazione del metabolismo basale. Le autonomie nelle attività di vita quotidiana possono essere supportate e ottimizzate da una vasta gamma di ausili presenti sul mercato. Ad esempio esistono posate, cannucce adattate, vassoi, supporti per le braccia, per poter ottimizzare l'alimentazione, oppure riguardo l'ambito scuola-lavoro esistono tavoli ergonomici, PC e tablet con touchscreen e tastiere adattate, tutto questo per facilitare i movimenti di mani e dita. Fondamentale in fase avanzata della patologia è anche garantire sicurezza nei trasferimenti su e dalla carrozzina. A questo proposito è necessario proporre ai familiari o agli assistenti del ragazzo un sollevatore, che può essere mobile o fisso a soffitto, da utilizzare a domicilio, oppure altri ausili portatili più maneggevoli, come ad esempio l'asse di trasferimento da utilizzare al di fuori del domicilio. Tutti questi ausili consentono di eseguire i trasferimenti in modo sicuro, sia per il ragazzo, sia per la persona che assiste durante i trasferimenti, eseguendo la manovra di spostamento con minore fatica e soprattutto, cosa molto importante, con minore sforzo sulla schiena, che a lungo andare comunque rischia di essere sovraccaricata e dolorante. La perdita progressiva della forza muscolare, segno principale nella distrofia muscolare di Duchenne, non colpisce solo la muscolatura dei quattro arti e del tronco deputati al movimento, ma anche i muscoli della respirazione. La debolezza di questi muscoli causa due problematiche principali: una di riduzione della forza del colpo di tosse, che porta a una difficoltà a liberare i bronchi dalle secrezioni, e una ridotta ventilazione polmonare, detta anche in termine più tecnico ipoventilazione. Viene cioè a mancare la forza di inspirare una quantità di aria sufficiente per la respirazione. Entrambe queste problematiche, se non adeguatamente trattate, aumentano il rischio di sviluppare complicanze respiratorie, soprattutto durante un'infezione banale delle vie aeree, come ad esempio un'influenza, e possono portare a una grave insufficienza respiratoria con conseguenti lunghi ricoveri ospedalieri. Esistono però delle tecniche di fisioterapia respiratoria che consentono di prevenire queste complicanze respiratorie supportando in modo adeguato la tosse e la ventilazione. Per supportare adeguatamente la tosse si insegna alle famiglie e ai ragazzi con distrofia di Duchenne come eseguire correttamente le tecniche di assistenza alla tosse, con lo scopo di aumentare la forza e l'efficacia del colpo di tosse. In prima battuta, quando il deficit di tosse è ancora in fase iniziale, si utilizzano le tecniche di assistenza manuale, che in base al livello di applicazione possono aumentare la forza della spinta dell'aria fuori dai polmoni e della spinta toracica e la spinta addominale, oppure aumentare il volume di aria all'interno dei polmoni tramite le tecniche di air staking, ad esempio con pallone ambu. Quando con il progredire della patologia la riduzione della forza del colpo di tosse invece diventa importante, allora si utilizzerà un assistente tosse, cioè un apparecchio che, simulando le fasi della tosse, disostruisce
le vie aeree dalle secrezioni. In fase più avanzata della patologia e in età adulta, la forza muscolare residua risulta insufficiente a garantire una corretta respirazione. Perciò, in questo caso si rende manifesta l'ipoventilazione, che può essere corretta utilizzando un ventilatore meccanico, in fase iniziale solo di notte e successivamente anche di giorno. Il ventilatore eroga aria all'interno dei polmoni tramite un tubo e una maschera applicata al viso del ragazzo, ripristinando così il corretto schema della respirazione e normalizzando lo scambio dei gas all'interno dei polmoni.